Carlo Miccio, correggimi se sbaglio, la trappola del fuorigioco è una teoria, è un'idea, a parte tu fai parte del COMIP, cioè è un comitato di persone figlie di chi ha avuto dei problemi mentali, è vero? Sì, per il COMIP però chiamerei anche Stefania Buoni che era presidente, che è qui. Sono intrecciate, diciamo, la trappola del fuorigioco è un romanzo che parla di malattia mentale, calcio e comunismo, è la storia di un rapporto tra un figlio e un padre, dove il padre è una persona che soffre di un disturbo abbastanza pesante. Questo figlio si trova fin da bambino a doversi confrontare con le psicosi, le paranoie del padre. Siccome il libro inizia il 16 giugno del 75, un giorno che è rimasto una storia per lo strepitoso successo del Partito Comunista alle elezioni, che generò un'ondata di paranoia in una parte del paese che si aspettava di vedere i carri armati russi da un momento all'altro venire a rubarci tutto. Siccome io sono convinto che le persone che soffrono di disturbi mentali sono catalizzatori di pulsioni che comunque sono diffuse nella società e in tutti noi, e il libro cerca di raccontare a partire da questo episodio appunto del 75 il rapporto di queste persone, di questi padre e figlio che si sviluppa durante il tempo, arrivando fino ai giorni nostri, passando anche per il 93, dove un'altra persona con la stessa paranoia del padre, che al padre di Marcello è costato un ricovero ospedaliero, invece riesce a vincere le elezioni convincendo 20 milioni che il comunismo era veramente quello, faceva paura, e quindi evidentemente è una pulsione che era diffusa già ampiamente nella popolazione considerata anche sana. Va bene, belle allusioni, però il trucco del fuorigioco e quindi il gioco alla Cruyff, cosa c'entra, diciamo così, con la salute mentale? Allora, Cruyff è il personaggio per cui questo bambino, anzi il gioco di Rolando di Cruyff, questo bambino a 10 anni, appassionato solo di calcio, riesce ad avere una prima idea di cos'è il comunismo, un collettivo dove tutti si muovono insieme, a centrocampo, in attacco e in difesa. Quindi si fa questa idea, più o meno valida che sia, gli permette di fronteggiare il delirio del padre. E la trappola del fuorigioco, il titolo, viene da un riferimento del romanzo, per cui in fuorigioco ci va chi perde contatto con la propria squadra, in fuorigioco ci va il giocatore che perde contatto con i propri con i giocatori della propria squadra, e mi è sembrata una metafora abbastanza significativa di quello che sono le problematiche che soffre di problemi mentali. Si perde contatto con i propri familiari, si perde contatto con la propria squadra. Quindi allora, il cannoniere che vuole andare da solo, perde il contatto con la squadra, va in fuorigioco. Doveva fuori di testa, diciamo nel senso lato. Vabbè, e mentre se si resta tutti assieme, lui non è isolato e quindi fa gol. Esatto, esatto. Riesce quantomeno a centrare gli obiettivi che voleva. Questo bambino che a 10 anni si appassiona solo di calcio, crescendo si appassiona attraverso l'università di una materia molto importante che è l'antropologia, che è il confronto con l'altro, e scopre che nei libri di uno studioso molto importante, si chiama Ernesto De Martino, ci sono altre maniere di curare l'isteria personale. Per esempio le tarantolate, quando qualcuno in una società contadina pugliese, ancora studiata negli anni 50, quindi non nella preistoria, quando una persona cadeva vittima della crisi, tutto il paese andava a casa sua a fare dei balli, dei canti, degli esorcismi che servivano fondamentalmente a non lasciarla sola. E qui ritorno al discorso dell'ascolto che si faceva prima sui psichiatri. Evidentemente i contadini del Salento erano molto più capaci negli anni 60 di ascoltare di quanto non lo fossero gli psichiatri previ a 6 anni. Anche perché quella formula funzionava, le persone venivano riportate indietro, le persone malate. Ecco, io vi vorrei istigare a un elemento di partecipazione emotiva a quello che Carlo Miccio ha detto, cioè un applauso. Perché ci ha dato in 27 parole alcuni spunti, scusami, l'ho detto personalmente, che mi sembrano veramente interessantissimi e hanno spiegato molte cose. Senti, allora avevi detto che c'era con te qualcuno del comic. Stefania, buonasera. No, adesso sono, come dire, orientato, ho detto, ma sono vestiti come la squadra della Fiorentina, ma non è che non c'entra, però il calcio, no, non esageriamo. Allora, che cos'è il COMIP? Allora, il COMIP è
un omaggio a due organizzazioni australiane che da circa 20 anni hanno fatto un cambiamento di società. E sono Cockney Australia e Comic. Noi siamo CONIP, che sta per Children of Mentally Ill Parents, ovvero figli di genitori con un disturbo mentale. Ma la spilla che vedete qui, che viene dal Movimento Internazionale dei Figli Americano, con cui sono in contatto, dice: Proud daughter, resilience is inherited, cioè figlia orgogliosa, la resilienza è ereditaria. Quindi la nostra associazione non intende assolutamente demonizzare una persona che ha visto commentare dal genitore, ma anzi promuovere quella possibilità che anche una persona con disturbo mentale può essere un ottimo genitore, sia un supporto non solo medico ma anche della società. E qui torniamo al romanzo, che ha dato l'innesco fortissimo a creare questa associazione. Uno dei problemi per cui ci si occupa magari poco di figli è che sono invisibili quando sono bambini e adolescenti, e una mamma e un papà stanno molto male, l'emergenza ovviamente va sulla persona che sta molto male. E quando si ha figli, questo dolore, diciamo, in qualche modo la spiegazione te la dai da solo, se non ricevi, diciamo, una spiegazione adeguata. Spesso viene fatto per magari tutelarti, no? Per non coinvolgerti, ma in realtà il bambino si dà delle risposte comunque da solo se non le riceve. E quindi attraverso esempi positivi di come si può potenziare la genitorialità e anche il peer support, sia tra genitori con un disturbo, e il peer support, il supporto fra pari, che può avvenire sia tra genitori che hanno un disturbo, che stanno meglio e incoraggiano gli altri, ma anche tra figli. Noi come ci siamo conosciuti? Uno è di Latina, io sono romana e Gaia di Mantova, dopo la chiamerò velocemente anche a lei. E come possiamo fare un'associazione? È stata una scommessa. Allora, noi ci siamo conosciuti tramite il web. Io ho iniziato a fare una ricerca su internet nel 2010 per motivi personali. Ho scoperto un mondo all'estero, in altre lingue, di forum di figli adulti che raccontavano il loro vissuto. E per la prima volta ho pensato che era un punto di vista nuovo, che mi ha toccato molto. E ho voluto farlo anche per l'Italia. Mi sono confrontata con diversi figli in Canada, Australia, tutto grazie al web. E abbiamo, quindi mi hanno incoraggiato, perché non lo fai anche in Italia? E ho creato il primo gruppo Facebook online di mutuo aiuto per figli, solo per i figli. E questo gruppo ci ha messo in contatto da tutta Italia, di tante fasce di età, dai 16 ai 50 ai 60 anni, tutti accomunati dall'essere figli. E questa cosa poi mi ha spinto a voler cercare di istituzionalizzare questa voce. Perché è una voce che ha diritto di cittadinanza. Ero a Trieste questo giugno per un convegno ed è venuto in sostegno un mio compagno attivista, Gio Donovan. Lui è americano di origine irlandese, ha appena saputo della nostra iniziativa per essere a Trieste, un crowdfunding, quindi una campagna di raccolta fondi in cui ci siamo autofinanziati per essere a Trieste. Mi ha detto: guarda, voglio venire a sostenerti psicologicamente, voglio stare al tuo fianco, un fratello dell'anima. E quindi lui ha preso l'aereo, è venuto a Trieste ed è stato al mio fianco e ha fatto l'intervento anche lui. Ha detto: sono molto colpito dal quarantennale della legge Basaglia, che ha istituito dignità dei cittadini. Quello che mancava nei video, nei filmati, erano dei genitori con i loro figli accanto. E questa è un po' la terza rivoluzione che cerchiamo nel nostro piccolo di fare con il vostro aiuto. E voglio dare la parola alla vicepresidente Gaia, una ricerca bellissima proprio su questa tematica per l'Università di Verona. Bene, Gaia, preventi, non costringermi a schiacciarti contro le dita perché scappate dal microfono. Poi mi dai con le dritte, perché mia figlia Zoe, figlia mia e della Siusi, si scrive sicuro. Dimmi. Allora, io ho fatto questa ricerca che è nata dal gruppo di Autonomo Aiuto su Facebook, incontrando gli altri figli. E il mio era un bisogno di incontrare loro come supporto, ma anche di dare il mio supporto per questa causa. Quindi c'è stato tutto un lavoro mio proprio di ricerca, in modo che potesse essere io agente attiva di cambiamento insieme a loro e potessimo insieme capire come potevano starci accanto e migliorare le cose. Quindi io volevo anche unire la mia professionalità, io sono pedagogista. Quindi il lavoro che si fa con i bambini e i ragazzi, che venga valutato anche quando ci sono queste problematiche, e siccome è una cosa delicatissima, capire proprio da noi stessi come aiutarli. Delicatissima, hai detto, ma appunto, oltre che aiutare il rapporto tra voi figli, ma il rapporto con i genitori è migliorato, i genitori se la sono presa, perché diciamo qui sono tanti soggetti coinvolti, no? Sì,
Allora, la mia ricerca ha voluto dare uno spunto di riflessione per i professionisti della salute mentale, per noi figli e per il rapporto tra noi e i nostri genitori. E una cosa su cui che è emersa come diciamo supporto e che è qualcosa che effettivamente aiuta molto è appunto il recupero del rapporto del congenitore, perché a volte purtroppo per queste tematiche si perde. Invece ristabilirlo, recuperare un po' le cose, puntando molto anche alla capacità residuo genitoriale del paziente psichiatrico, che non dimentichiamo c'era una persona, bisogna valutare caso per caso ovviamente, però il fatto di poterlo essere è di per sé una parte della cura, così come anche per il figlio è un modo per recuperare quel rapporto che purtroppo a causa della malattia a volte risulta compromesso, e questo è effettivamente una delle cose che è emersa nella ricerca come supporto molto, molto utile, adeguato e che può aiutare. Vi posso chiedere un indirizzo mail o comunque un sito o un modo per rintracciarvi? Allora, per quanto riguarda il sito faccio dire alla Presidente che ha... Allora, noi siamo un po' ovunque perché per far sentire la nostra voce abbiamo bisogno di tutto aiuto possibile, quindi i social sono un canale fantastico. Su Facebook ci trovate come Comip, trattino figli di genitori con disturbo mentale, il sito invece è www.comip-italia.org. Va bene. Niente, vi ringrazio, ci sarebbe da parlare altre tre ore, però abbiamo un sacco di persone che sono iscritte all'assemblea. Grazie mille, chiarissimo. E Pietro Pellegrini, c'è in piazza? È arrivato? Eccolo, oh, buonasera.